ideologico, esiste però in ASIS, l'abbiamo già visto, in parte dal punto di vista tattico, di alleanze tattiche che possono essere strette sul terreno per raggiungere determinati obiettivi, ma non come strategia finale di dove vogliono arrivare, all'interno di un'ottica millenarista, quindi in cui loro, perlomeno a parole ovviamente, stiamo su quello che dicono come dichiarazioni negli ultimi 4-5 anni, in realtà già da appunto Al-Qaeda in Iraq prima, dicono appunto che il loro è un processo che non ha fine, di consolidamento ed espansione senza un termine. E questa era una prima, un primo tratto. Il secondo tratto, l'idea che contraddistingue tutti i movimenti rivoluzionari, chiaramente che la vittoria è inevitabile, no? Cioè chiaramente c'è una chiusura talmente tanto serrata su un'ideologia molto ben definita, c'è un grado di convinzione altissimo, che oltretutto che giustifica anche il fatto di accettare sacrifici ingenti. Questo l'ha detto anche al-Baghdadi un anno fa, quindi l'idea è proprio non possono esistere dubbi, non solo sulla missione che il califfato si dà, ma sul fatto che riuscirà a raggiungere i risultati che si è prefissato. Okay? E, la terza caratteristica, e anche questo ovviamente ci interessa molto, è che fa sempre parte di questo insieme di precetti l'idea che loro sia un modello replicabile universalmente, cioè in altre aree del mondo, anche in futuro, senza una definizione temporalmente data. Ovviamente parlo di mondo musulmano. Allora,